C'era una volta un uomo che si trascinava disperato lungo un viale. Lo accorse Dio e gli propose il suo aiuto, ma l'uomo rifiutò risentito e continuò a vagare. Per strada incontrò una terribile figura che si presentò col nome di Morte. «Sarò io la madrina del tuo tredicesimo e povero figlio. Sarò io a sfamarlo, egli diventerà un medico e riceverà onori e ricchezze dovunque andrà. Vedrà riconosciuto, a patto però che si attenga ad ogni mio volere. Salverà ogni moribondo a cui sfiorerò il capo, ma se ne sarò ai suoi piedi, dovrà lasciare che io lo trascini con me. Badarà bene il mortale da dissentirmi, ma in cambio di tutto ciò soffierò via la tua vita». L'uomo accettò, pensando alla propria miseria, e la morte mantenne fede alla sua promessa. In breve tempo la fama del medico era talmente vasta che il re in persona lo fece chiamare affinché salvasse la vita della figlia, offrendogli come ricompensa ogni sorta di ricchezza. Ma la morte, ahimè, lo attendeva ansiosa al suo capezzale. Il giovane, inebriato dalle ricchezze offerte e ammaliato dalla bellezza della principessa, non poté sottostare al volere della madrina e provò a ingannarla. L'equilibrio era stato spezzato e la morte furente trascinò via con sé il giovane. Lo portò nel buio eterno e mostrò lui la luce della vita. «Ogni uomo ha da vivere il proprio tempo. Nessuno può sottrarsi al proprio destino». La morte prese la fiamma della vita, della candela consumata della principessa, e la riaccese sulla candela ancora piena di vita del traditore. La giovane si destò, ma il ragazzo cadde esanime a terra, e così facendo la morte imparziale, ristabilendo l'equilibrio,